Buongiorno, a me non si fa per dire, né? Perché guardate qua, sta ancora piovendo, ragazzi. E mi sta incasinando non poco sta cosa qua. Ui. Mi sta incasinando non poco sta cosa qua perché mi blocca, quindi ne approfitto per andare in stalla e fare qualche lavoretto lì, dare un po' di acqua alle mucche, cominciare a pulire un attimino. Tanto vediamo se... Ho guardato prima le previsioni, mettono tardo pomeriggio che dovrebbe finire la pioggia, speriamo, non è perché... Pure sembra che ci sia anche il sole, ma piova come Dio la manda. Va pure... Allora, guardate come piove, ragazzi, come piove. Allora, vediamo dove posso parcheggiare, né? Non c'è neanche... Però è già tutto occupato. Massa, c'è miliardi di metri quadri di cascina ed è già tutto occupato. Dopo proviamo a parcheggiare qua, ecco, cioè, parte la bici, andiamo per non prenderla tutta. Mamma mia, guardate che acqua! Allora, a proposito di acqua, qua sì, un pochino di acquetta ci va. Fieno, no, per il momento tutto sommato c'è, l'erba che manca, ma quella non ce l'ho, quindi direi che possiamo cominciare ad andare a dare un po' di acqua. Trattore, ah ecco, è rimasto qua, perfetto. Attaccherei dietro all'app, ma non so, prima di tutto se si attacca, ma secondo... Sì, riesce a gestirlo. Allora, ecco, adesso qua bisogna saltare giù veloce 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 veloce. Mamma mia, c'è, sono lavato di nuovo. Mettiamo un po' di acqua. Intanto facciamo questo. Ecco, e le mucchette sono a posto. Qua ha tirato via quella starpaglia di... No, mettiamo un po' più dritti, che almeno quando salto su è già pronto, ecco, per essere caricato. Saltiamo giù, via, e via di nuovo. Portiamo giù il trattore e vediamo se smette, cavolo, di piovere. E direi acceleriamo un attimino il tempo. Vediamo una mano. Allora, perfetto. A livello fieno invece sì, tutto sommato. Acqua più o meno a posto, pulizia. A proposito di pulizia, non ho qua, no, è rimasta l'altra fattoria, porco cane, niente, vabbè, adesso non c'ho voglia di tornare là apposta, prendere la scopa, vabbè. Allora, per il resto dai, sono a posto fino tutto sommato, se no diamo ancora una vacca. Intanto che tempo, corri, 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 corri. La lettina di fieno,
Corri, 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 corri. Allora, ok. Là, ventagliata. Badile. Ehi, caduto badile. Abbassiamo la velocità del mouse. Subito le mucche che vengono qua a curiosare, guardate. E pappa buona, dai. Lo so, lo so. Ah, che sta finendo, ragazzi, sta finendo di piovere. Oh no. Oh, direi che deceleriamo il tempo. Mettiamo qua. Eccoci. Buono. Perfetto, questo lo lasciamo qua. Allora, adesso torniamo in fattoria. Allora, l'idea era di piantare un po' di erba nel campetto quello vicino. Oh là, attenzione! Oh là, ma comunque sono io che ho sviluppo troppa puttanza. Bisogna accelerare con cautela qua. A 25 gradi direi che comunque i campi dovrebbero asciugarsi un attimino. Adesso andiamo. Tempo di tornare. Fattoria e stavo dicendo, vorrei seminare l'erba nel campettino, quello appena appena fuori la cascina, quello più piccolo dei tre nuovi che ho comprato, perché tanto il terreno è talmente piccolo che non è adatto alla coltura di colza o comunque di roba del genere, girasoli o roba del genere, perché non c'è poco. Roba, c'è poco spazio, quindi avevo pensato di usarlo come campo di erba in più oltre a quello che ho già, ma soprattutto poi magari di piantare giù qualche cosa. Allora, io qua la scopo in realtà dove l'avevo lasciata. A me sembrava di aver preso, ma di aver già preso la scopa per pulire. Ah, ancora? Allora. No, deve avere proprio un problema. Si gira facilmente sto tappetta qua, eh. Devo dire che sono io un po' troppo brusco. Vabbè. Allora, la scopa io l'avevo lasciata. Non mi ricordo dove. Non è questa qua.
Ragazzi, ho perso la scopa. Ma questa è bella. Non mi capacito. Avevo qua la scopa, quella per la pulizia. L'ho portata là e vabbè, non mi ricordo più dove l'ho messa. Vabbè, non è importante adesso. Quindi questo campo qua, viste le dimensioni, direi oggettivamente scarsette. Io lo pianto ad erba, poi vedremo cosa farne, anche magari piantare giù qualche pianta da frutto, qualcosa, magari fare tipo una specie di simil giardino. Poi qua, ragazzi, avevo parlato nella puntata precedente, avevo valutato se gestire un qualcosa a livello un po' più industriale, tipo miele, roba del genere, ma ho visto un po' macchinosa la questione, quindi per il momento lasciamo perdere. Una volta magari andato a regime con gli animali e tutto, ci ripenseremo. Allora, prendiamo qua. A proposito, cambiamo la gamma. Allora, prendiamo la seminatrice. Vediamo se è rimasto dentro qualcosa. Però aspetta un attimo, però aspetta. L'ho coltivato, l'ho coltivato. Guardiamo la situazione. Perché quando l'ho preso, onestamente, ok, coltivato, ma sì, una passata di fertilizzante già c'era, perfetto, quindi posso procedere già alla semina. Tanto qua devo solo mettere erba e non avanti, troppo dietro, cioè. Ok, colleghiamo cavi. Allora vediamo qua il riso. No, è vuoto. Erba, eccolo qua. Allora vedo che c'è anche il rafano, però sapete, ragazzi, che onestamente non so se negli anni 80 già si gestiva il rafano come pianta fertilizzante. Dovrò valutare. Ecco, devo segnarmi questo appunto qua. Allora, no, di qua. Perfetto, andiamo a vedere un po' qua. Allora, c'è questo sacco qua che pieno all'80%, ma che semi ci saranno dentro poi? Boh, saranno buoni ancora. Io direi di teniamolo lì intanto. Dovrei averli qua, semi, eccolo qua. Però aspetta, questi... No, questi non è... direi che usiamo questo qua. Il problema è che riesco a entrare qua. Usiamo questi, dai. Tanto lo usiamo per l'erba, anche se non sono di primissima qualità. Saranno un po' vecchiottine, però alla fine è erba, ragazzi, cioè... Non è una gran... Questo direi di tenere gli altri. Ok, vediamo se riusciamo a entrare più che altro, perché qua... Allora, se no mi tocca star lì a tirar fuori la... No. No, 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 no. Infatti, vedete, sono piantato. Vediamo, perché in realtà c'ho miseria andare a prendere la... Allora,
però è rimasta là, cacchio. È rimasta dall'altra parte. Nell'altra stalla, insomma, dove ci sono le stalle, ecco, non mi viene la parola, scusate. Guardiamo. Con un po' di fantasia e pazienza. Guarda che sono riuscito a entrare, perfetto. Essere abbastanza ok, ce l'ho fatta. Direi che possiamo chiudere. Allora andiamo a seminare. Allora, campo tra l'altro completamente sbilenco. Qua vabbè, qua direi che possiamo cominciare. Sarà un po' di fango qua, non c'è poco da fare, ma infatti devo passare perché ok. Vedete, un po' slitta, essendoci un po' di fango, un pochino terra ancora bagnata, ma il re non ha paura, farà mica paura terreni del genere. Allora, mentre senza sfondare troppo di là, è un po' ostico. Allora, direi che possiamo magari andiamo così, dai, facciamo prima i lati, facciamo il lato lungo di qua, dai, un po' più margine da girarmi. Ma qua magari potrei piantare giù anche qualche pianta da frutto. Non sarebbe una brutta idea, perché mi danno qualche introito con la vendita della frutta e non richiedono grande manutenzione. Serve solo un po' di letame, un po' di acqua. Nel muoversi, abbassiamo. Tra l'altro, la comodità di giocare con volante, accessori vari, anche quella di poter impostare anche più di un tasto per la stessa funzione. Ma voi mi dite in che senso? Ad esempio, abbassare, alzare, abbassare il macchinario, io lo faccio ad esempio in due modi, anzi fammi girare, o con la leva sinistra, diciamo, delle marce del G29, ma spesso lo faccio anche col tasto destro del mouse, perché il concetto è
per cambiare marcia, ok, devo alzare, devo lasciare il mouse in poche parole, e quindi perdo tempo praticamente, alza, molla, riprendi. Però ad esempio quando arrivo in fondo qua, per girarmi o per controllare se è seminato giusto correttamente, devo usare il mouse per girarmi in poche parole, e quindi in questo caso faccio prima a usare il tasto destro del mouse, anche perché in fase di sterzo è un po' un casino andare a beccare la paletta e il cambio marcia del volante. Quindi piccolo fra virgolette trucchettino che vi posso suggerire, se ovviamente usate il volante e avete anche altri accessori, perché sennò tasti qua non sono mai abbastanza. In questo caso però non è stupido secondo me segnarne due, però questo è mio di abitudine lì, come siete abituati voi. Di qua c'è un po' di erba, ne ho caricata fin troppa, vedremo se quanto rendono quei semi qua, li ho trovati qua in cascina già al momento dell'avvio della partita, usiamoli dai. Ovviamente per le culture, quelle principali, li vado a comprare quelli buoni, okay. C'è una bella differenza, questi non so da che parte arrivano, ma soprattutto saranno stati anche lì un po' di tempo, magari. Per chi ha, ecco una cosa, altri suggerimenti che vi posso dare. Io gioco praticamente con la modalità, avete visto anche magari nei precedenti video, salvo questo caso qua che ho usato quei semi che avevo già lì in cascina, carico manualmente i singoli sacchi nella seminatrice, un po' come succede nella realtà, in poche parole, più o meno, meno nelle aziende piccole. Però c'è una limitazione, che appunto i sacchi che si possono prendere singoli sono anonimi, nel senso che un sacco di semi e poi dopo devi scegliere te, come avete visto in basso a destra, cosa vuoi seminare, che è poco realistico. Esiste una mod real, c'è proprio real qualcosa anche qua praticamente, se non mi ricordo, comunque la trovate sul mod hub ufficiale, che praticamente permette di rendere un po' più realistica la semina, dovrebbe essere real seeding o qualcosa del genere. Poche parole, come funziona? Voi comprate un bancale di semi di colza, cioè ad esempio quello è un bancale di semi di colza, non è che potete caricare la colza e poi switchare come ho fatto io su altre culture, no, quello sicuramente rende tutto un attimino più realistico, perché dice cavolo, l'ho caricata colza, magicamente si trasforma in qualcos'altro. Il problema è che li devi prendere interi bancali, che però non puoi sbancalare, quindi devi avvicinarti come ho fatto io prima col mezzo e caricarle così, che è un po' innaturale. L'ideale sarebbe fondere le due mod, non sarebbe la brutta idea, però dai, potrebbe essere un'idea anche per il futuro, magari non escludo magari di poter passare da una mod all'altra, tanto per provare anche qualcosa di diverso. E lì
bisogna stare attenti soprattutto se uno ha pochi soldi, perché vedo che non vanno persi i semi, però insomma non è che costano proprio pochissimo. Se uno prende un bancale di colza, di semi di colza, e poi non ha terreni abbastanza grandi per gestirli, ne rimangono lì, eh. E come direbbe un economista, qualsiasi con un briciolo di competenze in materia, capitale che rimane fermo, che non rende, quindi è tecnicamente sbagliatissimo. Finché si tratta magari di mais o di mais verde, dici quello ne pianti giù a tonnellate ogni anno, quelli va bene, puoi anche abbondare un po', magari fai la scorta. Ma con la polza, girasoli e roba del genere, occhio ragazzi, perché se avete pochi soldi poi vi rimangono sul groppone e mi sa che neanche li potete più vendere. Quindi bisogna fare un po' di esperienza, secondo me, capire bene ogni terreno quanta esigenza di semi ha da quel punto di vista qua, e calibrare bene poi l'acquisto. Ma poi dopo, cambiando discorso, invece dovrò vedere bene poi il mais là, sta crescendo ancora, quasi pronto, ma ancora presto, siamo all'inizio estate. Però lì me lo sono trovato già piantato, ragazzi. Quindi vediamo se si può raccogliere in qualche modo. Curioso di provare la sfibratrice, io la chiamo così, anche se avrà un nome suo tecnico, ma qua nella bassa bresciana la sfibratrice era la sfibratrice. Anche ragazzi, è piccolissima, eh. Se fossi cattivo, e parto lo so, farei una diretta solo con per la, sfibrare quel campo là di che ce l'ha sulla destra di mais, con quella sfibratrice che ho io, a una praticamente a lama, in poche parole, quindi ti fa una fila di mais alla volta. Ci impiegherò decenni, però sono dettagli in confronto all'avventura che ho affrontato in un'altra serie che potete vedere sempre sul mio canale, sulla mappa Holland Scheveld. Ho avuto la pessima idea di piantare patate nel campo più grande, e su quella mappa il mio campo più grande era praticamente, copriva la metà di questa mappa, quasi, no scherzo, per carità, ma era veramente immenso. E quindi io comincio lì, metto giù patate come se non ci fosse un domani, vado in Pacifico, tatalala. Bene, mai l'avessi fatto, mi sono trovato a raccogliere tonnellate, ma tonnellate di patate. Ho dovuto comprare un capannone specifico e buttarci dentro praticamente 5 erano 5 non stanze, ostia, non mi viene la parola, 5 slot di patate, ma per dirti, il capannone era grosso come la cascina qua che vedete qua dietro, quella là qua, è venuto pieno di patate. Quanto lì ho detto, ci ho messo qualcosa come 8-9 ore reali di gioco per raccoglierle tutte. Poi ho detto, cacchio faccio con tutte sto patate, ho detto, le venderle sì, ma rendono anche poco niente. Poi ho scoperto invece che c'erano delle mod per la produzione di patate premium, chiamiamole così, e anche per la produzione di patatine fritte. E quindi praticamente da agricoltore sono diventato un industriale
tempo pieno e via di patate, patatine, sono andato avanti praticamente, ero a posto. Tra l'altro si guadagnava gran bene, quindi ho potuto comprare poi un casino di macchinari nuovi, più aggiornati, però non chiedetemi più di piantare patate, almeno per una serie o due, perché veramente mi vengono fuori dagli occhi. Ma intanto, un po' alla volta sto finendo, un po' un lavoraccio qua avanti, dietro, però... Altro adesso si sta asciugando per bene, quindi direi che tutto sommato le condizioni sono ideali. Forse riesco già a metterla magari già prima della fine della stagione, anche se in autunno un po' tardino, però se riesce a venire pronta prima dell'inverno bene, se no se ne riparlerà l'anno prossimo. Bon. Che altro dire, adesso ormai ho finito, ma posso finire io per conto mio. Nella prossima puntata cosa farò? Vediamo se a forza di dai viene pronto qualcosa là, fra il riso e il mais. Se no vedrò nel frattempo di informarmi se c'è qualche attività collaterale che posso svolgere proprio nei tempi morti. Agricoltura così è, o c'è tanto da fare che veramente lavori 27 ore su 24 e poi ci sono dei momenti dove praticamente uccideresti pur di prendere in mano un trattore e fare qualcosa. Ecco, magari prima di chiudere, se avete pazienza ancora un attimino, vi segnalo, tanto ormai qua, ormai abbiamo finito, siamo qua fino alla fine, vi segnalo che appena visto, ma proprio un video, al momento in cui sto registrando, purtroppo vedrete questo video molti giorni dopo, perché chiaramente non è purtroppo in tempo reale la pubblicazione del video, anche perché sennò diventerebbero troppi tutti insieme, si perde anche un po' di interesse. Però ho visto che stanno lavorando su una riedizione di questa mappa. Sono dei team di modder italiani che l'hanno ripresa in mano e l'hanno un po' modificata, l'hanno allargata e l'hanno risistemata. Da quel che ho capito, comunque il video eventualmente lo trovate su YouTube, cercate Italian Rice XL la vedrete. Da quel che ho capito hanno risistemato un po' tutto l'aspetto grafico un po' della mappa, hanno tolto quegli sfondi dei palazzi in 2D che erano oggettivamente un pochino tristi, parliamoci chiaro, e hanno modificati con altri in 3D, quindi un pochino più corretti, anche se onestamente forse questi come design sono meglio, né? Più realistici. Quelli là sono dei palazzotti un po' anonimi, se vogliamo, poco padani, sì, diciamo, però solamente un discorso estetico, tanto là non ci andrà mai nessuno. Una cosa decisamente più interessante è stata la riorganizzazione dei campi. Qua come vedete sono tutti campi relativamente piccoli, adatti appunto a mezzi piccoli, o comunque ad esempio una mappa anni 80 con mezzi del genere direi che ci sta più che perfettamente, però evidentemente molti giocano questa mappa con trattoroni o con camion, quindi roba decisamente grossa. Quindi era un po' inadatto a quel punto di vista. Ho visto che hanno
modificato, appunto, hanno aperto un po' di più la cascina, hanno modificato il mulino, hanno tolto ad esempio quella parte qua dietro, quel cascinale là dietro, mi sembra che l'abbiano tolto, l'hanno lasciato libero per costruire altri capannoni o cose del genere. Insomma, l'hanno un po' rifatta come concetto. Sì, però qua posso anche cambiare, perché sennò arrivo a casa domani. Ma vediamo, a me onestamente non interessa da quel punto di vista lì, però chiaramente per multiplayer e compagnia bella può essere una buona idea, perché logicamente giocando in multiplayer con mezzi moderni su una mappa del genere era incasinato fare manovre e tutto con mezzi. Tipo anche qua hanno messo le tubi, quelli di raccolta del silos, le hanno messi all'esterno. E insomma, vedremo comunque cosa salterà fuori, beh, vengono questi cambiamenti. Niente, direi che intanto qua abbiamo finito, per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!